turismo, ormai lo sappiamo, è da un anno e mezzo a questa parte che è stato fortemente influenzato insieme a tutti gli altri settori economici e non solo del nostro territorio. È proprio per questo motivo che voglio analizzare il tema del turismo in compagnia del mio ospite di oggi, che è Fabio Fraccaroglio, ovvero il presidente dell'Associazione dei Bed and Breakfast della Valpolicella, ma non solo, perché si occupa anche dei Bed and Breakfast riguardanti la zona del Lago di Garda e anche della città di Verona. Ciao Fabio, grazie per essere qui in nostra compagnia e per il tempo che ci hai concesso. Grazie mille a te, Eleonora, e naturalmente a Magazine Verlese. Grazie a voi, grazie a te davvero. Allora, abbiamo parlato, il turismo fortemente influenzato come tanti settori, proprio per questo volevo chiederti che periodo state vivendo. Beh, ormai il periodo è stato ormai, già dall'anno scorso è già stato deciso. Abbiamo un forte calo sulle prenotazioni, come del resto è stato l'anno scorso, che va dal 70% al 100%. E il 100% perché? Perché le strutture ricettive, soprattutto i bed and breakfast, hanno la condivisione della casa. Quindi certe persone che erano anziane hanno preferito tenere chiuso il bed and breakfast per paura naturalmente del virus. Le strutture invece che hanno sofferto un po' meno, ma proprio una percentuale minima, sono le locazioni turistiche perché danno la disponibilità di un appartamento completo, quindi camera e anche cucina. Devo dirti però che tutto sommato il mondo del turismo sta affrontando una grossa riduzione di prenotazioni e quindi siamo preoccupati anche per l'anno che sta arrivando e per l'estate che non abbiamo delle idee chiare su come aprire o soprattutto sul fatto della chiusura alle ore 22. Di questo coprifuoco che non si sa ancora quanto lo porteranno avanti, speriamo poco perché altrimenti il turismo ne soffrirà molto anche quest'anno. Hai parlato di prenotazioni, sono in forte calo, abbiamo sentito insomma sul Lago di Garda che ci sono stati tanti cali provenienti anche proprio dai tedeschi, che sono sempre stati un punto di forza per il turismo nella nostra zona. Che tipo di turismo si farà prossimamente se si torna alla normalità? Il modo di fare turismo, di viaggiare delle persone, secondo te, caso a virus, è cambiato? Sì, devo dirti di sì. Allora, si sta riscoprendo soprattutto il territorio, quindi c'è questo turismo di prossimità che viene chiamato per far conoscere il territorio in maniera diversa. Quindi magari con delle camminate o con dei percorsi ciclabili sul nostro territorio, che naturalmente ne offre tantissimi. Fortunatamente abbiamo questa fortuna, perché certo, questo senza ombra di dubbio. Quindi abbiamo la possibilità di crescere in questo sistema nuovo che sta nascendo nuovo. È molto importante per noi, naturalmente la nostra associazione, come avevi detto prima, riguarda una zona molto vasta che parte da Verona e arriva fino al Lago di Garda, e quindi da lì noi potremo partire in modo un po' più consistente. Stiamo pubblicizzando alcuni percorsi, stiamo pubblicizzando il nostro territorio perché per noi è fondamentale. Dal punto di vista di termini economici e termini anche occupazionali, quali sono i dati che preoccupano davvero? Perché oltre al fatto che poi il settore del turismo ci ha perso, anche le persone. Sì, allora, noi come occupazione, ti devo dire, siamo un po' meno colpiti. Perché? Perché siamo piccole strutture ricettive e la maggior parte di queste sono a livello familiare. Quindi a livello occupazionale noi non abbiamo questa grande perdita a livello di persone che hanno perso il posto di lavoro. Però abbiamo perso il reddito, ok, o comunque le entrate per naturalmente far crescere il nostro settore, che è quello dell'extraalberghiero, ok. Le prenotazioni si stanno muovendo, però c'è sempre questa spada di Damocle che è questo lockdown dopo le ore 22,
che non ci sta dando una mano, anzi ci sta frenando, e quindi le prenotazioni stanno arrivando, ma abbiamo sempre il dubbio che poi la prenotazione venga o cancellata, oppure magari, non so, diminuisca le prenotazioni proprio per questo motivo. Quindi per noi è fondamentale che questa particolarità delle ore 22 la tolgano il più presto possibile. Anche perché siamo tornati in zona gialla, si è intravista un attimino di normalità e quotidianità, che però con questo coprifuoco delle 22 viene un attimino a mancare. Questo è proprio il problema che abbiamo adesso. Infatti noi come associazione, quindi, stiamo portando le nostre problematiche ai tavoli sia regionali che a livello nazionale. La nostra associazione infatti ha fatto una convenzione con AIGO, Assoturismo e Confesercenti, proprio per avere questa possibilità di portare le nostre problematiche ai tavoli che contano. E ci stiamo adoperando ancora adesso per tentare di far capire sia al Ministro del Turismo che al settore del turismo di togliere, okay, questo fardello che poi alla fine non ci fa lavorare. Quindi noi non abbiamo le prenotazioni, oppure le abbiamo, ma fino che abbiamo quel problema lì sul tavolo siamo sempre in balia del vento. So che un altro tema che volevi analizzare era il discorso della tassa di soggiorno. Ti lascio carta bianca per spiegare a chi ci segue tutto. Allora sì, a me piace dare questa informazione sulla tassa di soggiorno. Perché? Perché naturalmente la tassa di soggiorno, o l'imposta di soggiorno come viene ben definita, viene pagata naturalmente dal turista o dall'ospite che dorme comunque nelle varie ricettività del territorio. Quindi noi abbiamo perso questa entrata, okay, che versavamo naturalmente al comune, che è pari al 70, dal 70 al 100%, come dicevo prima. E cosa succede però? Con i ristori, i vari comuni, quindi tutti i comuni, okay, non solo della Valpolicella, del Lago, ma tutti i comuni, hanno preso dei ristori. Quindi qual è stato il problema? Il problema è che a livello comunale amministrativo hanno perso un minimo, quindi si va dal 20% di entrate della tassa di soggiorno, mentre noi come ricettività abbiamo perso dal 70 al 100%. Quindi anche lì noi avevamo chiesto che questi soldi che nei vari ristori hanno dato ai comuni per la mancanza di introito della tassa di soggiorno, questi venissero date alle strutture ricettive. Perché se la struttura ricettiva non lavora, è ovvio che non può dare la tassa di soggiorno nei vari comuni. Beh, sei stato chiarissimo, hai spiegato la situazione purtroppo negativa che c'è al meglio. Dunque, proprio per questo ti voglio chiedere, da presidente appunto dell'associazione di Bed and Breakfast, di fare un appello a favore proprio di tutte le strutture ricettive, dunque non solo Bed and Breakfast, che insomma continuano ad essere influenzate, insomma. Beh, allora, naturalmente noi siamo un'associazione di categoria, quindi cerchiamo di portare, come dicevo prima, ai tavoli che contano le nostre problematiche. Naturalmente però come associazione dobbiamo avere anche dei numeri, ok? Soprattutto quando si confronta o con la regione o a livello nazionale. La prima cosa infatti che ti chiedono è: ma quanti associati avete voi nella vostra associazione? E i numeri in questo caso sono importanti. Quindi per avere un attimino più di voce e di farsi sentire meglio, sarebbe il caso, e questo lo dico a tutti, sia noi siamo un'associazione di categoria che gestisce o comunque informa sia i bed and breakfast che le locazioni turistiche. Quindi chiedo a chi ci ascolta di fare magari un tentativo di entrare nella nostra associazione, perché così abbiamo più forza per incrementare le nostre richieste verso i tavoli che contano.
Ecco, il messaggio mi sembra chiaro, dunque, per chi davvero si sente in dovere di dare un contributo al nostro territorio valorizzando anche il settore del turismo, le parole di Fabio sono state chiare, dunque sapete cosa fare. Io, Fabio, ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai concesso. Speriamo di tornare presto alla normalità e speriamo davvero che la differenza la faccia davvero questo momento di unione e di condivisione tra le persone, sperando che poi tutti i settori, non solo il turismo, tornino a dare insomma una mano alla valorizzazione del nostro bellissimo territorio che offre davvero tutto. Dunque io ti ringrazio davvero, in bocca al lupo per tutto e niente, grazie per essere stato con noi, penso che abbia fatto piacere capire il punto di vista proprio di un esperto del settore che ha analizzato sia le problematiche ma c'ha anche un po' di speranza nel rincominciare come si deve lavorare. Certo, beh, intanto ringrazio te della disponibilità. E poi comunque io parto sempre da un fatto positivo, quindi la positività è la prima cosa che bisogna mettere sul tavolo e quindi aspetteremo tempi migliori per affrontare questo nuovo anno che spero che sia più positivo possibile. Grazie mille.